Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuto in un nuovo video. Oggi vi porto una recensione veloce di questo volume qui. L'uomo vestito di nero di Stephen King, uscito a novembre del 2020, quindi da poco, relativamente poco, per la Spelling and Kaffer. Questo è un volume con un racconto di Stephen King illustrato e in aggiunta un altro racconto alla fine del volume. Dico subito che il racconto contenuto all'interno di questo volume, L'uomo vestito di nero, in realtà è già stato editato in Italia all'interno di una raccolta diversi anni fa. Infatti è contenuto all'interno della raccolta Tutto è fatidico, quindi sicuramente molti lettori di Stephen King in realtà già conoscono questo racconto. Racconto datato di Stephen King che ha vinto diversi premi, tra cui vado a leggere il World Fantasy Award e l'Harry Award. Quindi insomma un racconto che sicuramente ha segnato la carriera di Stephen King, che viene appunto rieditato in questa edizione illustrata e accompagnata alla fine del racconto Il giovane signor Brown di Nathaniel Hawthorne, che è un racconto a cui Stephen King è particolarmente legato e al quale si è ispirato anche per la creazione di questo, di questa storia qui, L'uomo vestito di nero. Innanzitutto andiamola a vedere, perché l'edizione è veramente molto bella e molto curata. Questa è la cover con queste illustrazioni, le illustrazioni sono tutte di Anna Wan, non so se si pronuncia così. Questa è la costa e questo è il retro, sempre con un'altra illustrazione di quelle contenute all'interno. Il volume ha la sovraccoperta, come potete vedere. Questo è il volume sotto, che io trovo bellissimo. E dietro semplicemente è nero. All'interno si presenta così. Questi sono gli inizi delle due storie. La storia è scritta in maniera molto semplice da leggere, molto larga e presenta, come dicevo, delle illustrazioni. Sono tutti di Anna Wan. Le illustrazioni sono veramente splendide, una più bella dell'altra, e accompagnano perfettamente la lettura. Il racconto di per sé racconta. Insomma, in questo racconto Stephen King ci narra di un ragazzino che si avventura nel bosco per andare a pesca e in questo bosco incontra il diavolo. Una storia abbastanza classica nelle corde di Stephen King, innanzitutto per le ambientazioni. In questo volume, come in quasi tutti i volumi di Stephen King, l'ambiente diventa praticamente un personaggio all'interno della storia, talmente è caratterizzato. Qui siamo a Castle Rock, credo inizio Novecento, credo. Comunque la storia è ambientata in questo paesino di Castle Rock, che come ambientazione, come sapore dell'ambiente, ricorda tantissimo insomma il Maine, a cui Stephen King è particolarmente legato, e anche noi suoi lettori siamo particolarmente legati. Quindi le ambientazioni sono insomma quelle classiche di Stephen King, con questo bosco, questo fiume, ricordano appunto tanto le ambientazioni dei suoi romanzi. Talmente tanto è caratterizzato questo ambiente che secondo me praticamente diventa un personaggio se stesso all'interno della storia. Altro elemento ricorrente delle storie di Stephen King qui dentro, ovviamente, come avete capito, è l'uso dell'infanzia per accentuare i timori nel lettore. Infatti il protagonista è questo bambino Gary, che ha appena 9 anni. Tutta la storia viene strutturata quasi come un sogno, o meglio, il lettore è sempre in dubbio se quello che Gary sta vivendo gli sta accadendo veramente oppure no. Stesso dubbio che poi, insomma, hanno le persone intorno a Gary rispetto ai suoi racconti. Il fatto che insomma Gary incontra il diavolo non è uno spoiler, ce lo dice direttamente il titolo, il diavolo, insomma questa figura, questo uomo vestito di nero, e da qui nascono appunto tutta la creazione della suspense, del thriller, della paura che Stephen King costruisce insomma per il lettore. Questo racconto è veramente breve, mi pare che sono un centinaio di pagine neanche, ma veramente, guardate, sono scritte veramente largo, quindi è proprio un racconto molto breve e questo si legge veramente mezzo pomeriggio. Infatti ha circa 120 pagine. Alla fine abbiamo appunto il racconto di Il giovane signor Brown di Nathaniel Hawthorne, a cui Stephen King insomma ci dice che è particolarmente legato perché a questo racconto si è ispirato per la creazione dell'uomo vestito di nero. Il racconto finale l'ho apprezzato molto meno, devo dire. Sarà che io sono particolarmente legata ai temi, al modo di raccontare di Stephen King, e meno insomma
rispetto all'autore che abbiamo alla fine, quindi sicuramente l'ho apprezzato molto meno. La storia in realtà è molto diversa. Lui, Stephen King, ci dice di essersi ispirato a questo racconto, ma a parte l'elemento cardine per cui il lettore non è sicuro di che quello che sta vivendo il protagonista della storia sia reale oppure no, in realtà il fatto in sé è completamente diverso. Innanzitutto per il protagonista, non abbiamo, mentre nel racconto di Stephen King abbiamo questo giovane bambino di 9 anni, nel racconto di Hawthorne abbiamo un uomo adulto sposato che anch'esso si avventura nel bosco, ma in tutt'altre circostanze, in piena notte, mentre insomma, il giovane Gary insomma, si avventura per andare a pesca durante la giornata, e i fatti insomma che succedono al giovane signor Brown sono decisamente diversi. Dei fatti che succedono al signor Brown non vi dirò molto, perché il racconto è circa una ventina di pagine ed è veramente breve e vi farei subito spoiler. Sappiamo soltanto all'inizio che lui appunto si avventura all'interno del bosco con uno scopo, anche se il lettore all'inizio della lettura appunto del racconto non sa ancora qual è lo scopo per cui il signor Brown si sta appunto avventurando nel bosco. Nel bosco succedono cose. Questo è quello che succede all'interno del libro, oltre al fatto che sicuramente le illustrazioni di Anna Wan sono meravigliose, accompagnano la lettura della storia di Stephen King in maniera molto profonda, la arricchiscono, rendono l'esperienza di lettura molto particolare, molto più vissuta, molto più intensa, anche perché sono veramente belle e inquietanti. Che cosa vi devo dire? Vale la pena leggerlo? È un bel racconto? Innanzitutto, ve lo dico subito, è un volumetto da collezione. Costa 15,90 euro, però è una riedizione di un romanzo, di un racconto già edito di Stephen King. Quindi ovviamente non lo consiglio a tutti quelli che hanno già letto il racconto, a meno che non siano fan di Stephen King e quindi, ahimè, finiscano per collezionare le sue cose. Perché altrimenti, insomma, è una rilettura di un racconto già editato e quindi non avrebbe senso. Se si è grandi fan di Stephen King, ovviamente, vista l'edizione, viste le illustrazioni che sono splendide e accompagnano la lettura, come faccio a non consigliarvelo? Assolutamente sì. E lo consiglio anche a chi non ha mai letto Stephen King, chi ha paura dei volumi di Stephen King, perché ammettiamolo, i volumi di Stephen King sono insomma dei fermaporte abbastanza importanti. Qui abbiamo un racconto in fondo con centinaio di pagine, quindi è sicuramente una lettura affrontabile da chi non ha voglia di approcciarsi ai volumoni. Oltretutto abbiamo uno Stephen King, visto che molti si lamentano dello Stephen King degli ultimi anni, anche se io devo dire lo apprezzo particolarmente, però so che molti lettori preferiscono lo Stephen King delle origini e qua ce lo abbiamo. Però ecco, ripeto, sicuramente non è una lettura che consiglio a chi semplicemente ama leggere Stephen King e già ha letto questa storia, perché insomma è una riedizione di qualcosa già edito in Italia. Probabilmente non lo consiglio anche a chi ha le fobie delle api, no, perché ci sono degli elementi qui dentro che, insomma, io conosco persone che hanno queste fobie, no, non è il libro adatto a voi, meglio di no. Ad ogni modo, sicuramente una lettura che io ho apprezzato particolarmente, ma Stephen King con me vince facile, quindi non vale, e ho apprezzato particolarmente soprattutto l'edizione con queste illustrazioni che accompagnano la lettura. Mi rendo conto che la maggior parte delle critiche a questo volume arrivino da persone che hanno già letto il racconto e si trovano a rileggere qualcosa di edito. In ogni modo, come vi dicevo, una recensione veloce veloce una volta tanto. Fatemi sapere se siete amanti di Stephen King, se lo avete letto, se che cosa avete letto di Stephen King, se vi ho incuriosito oppure no. Fatemi sapere soprattutto cosa state leggendo in questo momento, se quello che state leggendo vi piace. Io intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!